Oggi l'Associazione Forense Roberto Maranta, in collaborazione con l'Associazione dei Giuslavoristi Italiani, celebra un altro evento formativo. Oggi parleremo del processo del lavoro, la seconda tappa di un programma che ci siamo dati come associazione. Il 4 marzo abbiamo parlato del processo civile, oggi parleremo del processo del lavoro. Prossimamente, penso nel mese di maggio, faremo un altro seminario sulla riforma del processo penale. Oggi è una giornata importante sia per la qualità dei relatori sia per i temi trattati. In collegamento poi nazionale ci saranno molti colleghi da tutta Italia. Quindi do a loro un saluto e un benvenuto, sperando che la nostra città e la nostra associazione venga riconosciuta, e ci auguriamo per il futuro con l'AGI di avere ulteriori collaborazioni. Ringraziamo come sempre il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, che è sempre vicino alla nostra associazione. Ringraziamo il Sindaco, che parteciperà col suo indirizzo di saluto, la Presidente dell'Associazione dell'AGI Sezioni Puglia e Basilicata, Avvocato Grazia Fazio, e tutti i relatori, la cui qualità i convenuti vedranno nel corso del seminario. Grazie a tutti, arrivederci al prossimo appuntamento. Continua il nostro percorso formativo sulla legge Cartabia, oggi a Venosa, organizzata dall'AGI, l'Associazione Giuslavoristi Italiani, e dall'Associazione Maranta, che sempre ci ospita e ci onora della propria collaborazione. E sono eventi importanti perché aiutano i professionisti a guardarsi intorno in questo ginepraio della riforma. Oggi l'oggetto dell'argomento di oggi è più specificamente la parte che riguarda il processo del lavoro, e per noi è importante poterci avvalere di associazioni specialistiche e di associazioni che operano sul territorio per poter offrire agli iscritti la migliore formazione possibile, i migliori spunti di riflessione, le migliori opportunità formative. La formazione territoriale si dimostra una formula vincente, gli eventi sono seguiti con attenzione dagli iscritti e speriamo di continuare così. Introduzione dei lavori a cura dell'avvocato Grazia Fazio, presidente AGI sezione Puglia e Basilicata, ha trattato il tema dei problemi applicativi e criteri di scelta per il modello di udienza. Allora, buongiorno a tutti, io sono molto felice quest'oggi di poter condividere questa occasione di approfondimento e di studio in una città così bella che ci accoglie con tanto calore. Diciamo che l'occasione nasce dall'entrata in vigore della riforma Cartabia, che è la riforma sul processo, un'entrata in vigore che è stata anticipata rispetto alle previsioni, era prevista per il 30 giugno, è stata anticipata al 28 febbraio, quindi diciamo ci tiene un po' tutti sul punto e sulla necessità di effettuare queste analisi, questi approfondimenti e queste occasioni.
lezioni di formazione. Come Associazione Giuslavoristi Italiani, che io rappresento in questa sede in qualità di presidente della sezione Puglia e Basilicata, teniamo particolarmente a queste occasioni di formazione, essendo proprio lo scopo principale della nostra associazione quello di fornire elementi di approfondimento, di studio, ma soprattutto anche di confronto e di incontro con tutti i nostri associati su tutte le tematiche di diritto del lavoro, diritto processuale del lavoro e sicurezza sociale. Sono sicura che ci sarà, diciamo, un bel riscontro, anche perché abbiamo pensato di organizzare l'evento in modalità ibrida, quindi sia in presenza che da remoto, in maniera da poter raggiungere il maggior numero di soci e di colleghi possibili nella maniera più efficace possibile. Quindi, insomma, buona continuazione. I lavori sono stati preceduti dai saluti istituzionali da parte del presidente dell'Associazione Forense, Roberto Maranta, avvocato Donato Bellasalma, dalla sindaca di Venosa, dottoressa Marianna Iovanni, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, avvocato Francesco Bonito Oliva, moderatore dei lavori, l'avvocato Giovanni Rotondano, referente AGI per la Basilicata. Anche l'amministrazione comunale di Venosa questa mattina ha portato il suo saluto di indirizzo ad un incontro di informazione e formazione importante, l'ennesimo organizzato dall'Associazione Forense Maranta, che appunto sotto l'egida di nomi importanti, Venosini, Battaglini, Maranta stesso, De Luca, propone e ripropone in questa splendida location che è la nostra città dei temi così importanti, e quindi a loro il plauso, in primis all'Associazione Roberto Maranta, e un ringraziamento all'Ordine degli Avvocati di Potenza, nonché agli avvocati giuslavoristi italiani per aver accolto l'invito dell'Associazione Maranta ed essere venuti qui in questa nostra splendida città a portare il loro contributo prezioso, esperto, professionale per una riforma, per la conoscenza di una riforma giunta così in anticipo rispetto ai tempi previsti. Forense Roberto Maranta sta portando avanti con abnegazione, con impegno, dando lustro, e già dalle parole in premessa del presso presidente. Buongiorno a tutti, è un'occasione molto importante questa di questo convegno odierno, in quanto affronteremo le problematiche diciamo dei risvolti nel processo del lavoro della riforma Cartabia. È una riforma che è entrata in vigore da pochissimo, quindi diciamo non abbiamo ancora riscontri operativi sul campo, ma noi che siamo giuslavoristi ci attendiamo comunque delle risposte in termini di efficientamento e anche in termini di, come dire, maggiore produttività nel campo del processo del lavoro. I relatori di questo convegno affronteranno in maniera molto, diciamo, in maniera molto sia critica sia pratica alcune problematiche estremamente importanti del processo del lavoro. Innanzitutto verrà trattato il tema dei licenziamenti. I licenziamenti, che sono un tema estremamente delicato, perché coinvolgono chiaramente una situazione delicatissima della persona che viene a trovarsi senza lavoro da un momento all'altro, e quindi richiede la tutela in maniera molto più concreta e rapida. E questo sarà un tema oggi all'ordine del giorno. Un altro tema è una modifica, un effetto pratico della riforma nel processo del lavoro, è quello della introduzione della negoziazione assistita, che finora non era uno strumento ritenuto valido dal legislatore per dirimere le controversie. Attualmente la riforma Cartabia consente
agli avvocati di poter dirimere controversie lavoristiche tramite la negoziazione assistita, che avrà le tutele previste appunto in sede protetta, diciamo noi, cioè le stesse che sono previste per l'accordo davanti al giudice oppure in sede sindacale o in sede della direzione provinciale del lavoro. Diciamo che la riforma non tocca tantissimo il processo del lavoro, ma ci auguriamo che diciamo nella pratica quotidiana si potrà utilizzare il messaggio che è stato dato dalla riforma, quello della velocizzazione dei processi e della, diciamo, del maggiore potere del giudice come stimolo nell'attività processuale, per rendere il processo del lavoro sempre più pratico, sempre più rapido e più vicino alle istanze dei cittadini. Ci troviamo a Venosa nell'Istituto Statale Ernesto Battaglini. Nell'Aula Magna è in corso una giornata di studio a cui stanno partecipando gli avvocati del distretto della Corte di Appello di Potenza in presenza e gli avvocati di ogni parte d'Italia in collegamento da remoto. I temi che si stanno trattando riguardano le nuove disposizioni in materia di processo del lavoro alla luce della cosiddetta riforma Cartabia. L'iniziativa è stata promossa dall'Associazione Forense Roberto Maranta di Venosa e che in questa giornata si onora anche della presenza prestigiosa degli avvocati giuslavoristi italiani della sezione Puglia e Basilicata. Agli avvocati per la partecipazione al convegno saranno riconosciuti 3 crediti formativi. Il professore avvocato Alessio Luca Bonafine ha relazionato sulle nuove modalità di svolgimento delle udienze. Allora, la Cassazione in quell'occasione ha detto: la garanzia del contraddittorio è comunque assicurata dalla trattazione scritta della causa, la quale. Paola Licci, professoressa e avvocata ricercatrice di diritto processuale civile. È docente di diritto del processo del lavoro dell'Università Tor Vergata di Roma. Ci ha trattato il tema del nuovo rito dei licenziamenti. La riforma Cartabia ha finalmente cristallizzato l'abrogazione del rito Fornero, che era da tanti auspicato e che si è appunto concretizzata attraverso la definitiva fuoriuscita dall'ordinamento di questo procedimento, che non è mai stato gradito né all'avvocatura né alla magistratura. È un'abrogazione che ha le sue origini già nel Jobs Act, solo che non era stato un intervento sufficientemente coraggioso, perché il Jobs Act aveva abrogato il rito a far data da quei contratti stipulati dopo il 2015. Quindi è da accogliere certamente con favore l'idea che un procedimento che aveva costituito una tagliola per moltissimi avvocati che in principio, anche per errori sul rito, avevano ricevuto delle inammissibilità del ricorso, e diciamo da applaudire e da accogliere con favore. E l'intervento che il legislatore fa in sostituzione del procedimento Fornero è un intervento che è diverso da quello che caratterizza tutto il procedimento ordinario, cioè la riforma del processo civile, riforma nella quale il legislatore è intervenuto proprio modificando le regole tecniche sul rito. Invece in questo caso, cioè in materia di licenziamenti, fortunatamente il legislatore ha compreso che per accelerare i processi non bisogna intervenire sulla tecnica processuale e sul rito, ma occorre intervenire con altri tipi di indicazioni, cioè che consentano a tutti gli operatori del diritto
di dare una corsia preferenziale alle controversie. Ed è quello che attraverso il nuovo capo secondo bis del libro secondo del codice di procedura civile si è cercato di fare, introducendo quindi delle norme che non sono un nuovo procedimento, ma che danno delle regole, degli indirizzi da seguire per favorire la trattazione in via prioritaria di queste controversie. Francesco Amendolito, oltre ad esercitare la libera professione di avvocato, è professore straordinario di diritto del lavoro presso l'Università LUM, con specialità nelle relazioni sindacali. Il professore avvocato Francesco Amendolito ha affrontato l'argomento riguardante la negoziazione assistita. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare l'Ordine degli Avvocati di Potenza, la città di Venosa, nella persona del sindaco, e in particolare l'Associazione Maranta per l'ospitalità. Oggi abbiamo discusso della nuova riforma del processo del lavoro, la cosiddetta legge Cartabia. Abbiamo visto come la norma non è di facile interpretazione, di facile esegesi, ed anzi in un certo senso fa perdere quelli che sono i principi chiovendiani di oralità, concentrazione e immediatezza del processo del lavoro contenuti nella riforma del 1973. A mio modo di vedere il processo del lavoro non aveva necessità di una vera e propria riforma e di modifica della struttura processuale, ma per rendere più celeri le udienze era necessario solo ed esclusivamente una maggiore managerializzazione e managerialità degli uffici giudiziari e in ottica proprio di lean organization e quindi anche una migliore gestione del ruolo e delle udienze da parte della magistratura. Questo è dimostrato dal fatto che in molti fori sparsi in tutta Italia si hanno delle tempistiche molto più veloci rispetto a fori ingolfati con ruoli molto più grossi, laddove però molto spesso manca una vera e propria organizzazione. Lato positivo della riforma invece, a nostro modo di vedere, in particolare l'Associazione dei Giuslavoristi Italiani, che è l'associazione maggiormente rappresentativa dei giuslavoristi, appunto, è la previsione normativa contenuta nella recente riforma dell'estensione della negoziazione assistita nell'alveo del 2113 del Codice Civile, quindi sede protetta, delle negoziazioni fatte appunto tra le parti con l'ausilio di due legali, di due avvocati e, laddove necessario, di un consulente del lavoro. Questo, a nostro modo di vedere, dimostra l'importanza che l'avvocatura e il ruolo degli avvocati ha a livello di controversie del lavoro nell'ambito di quella che è la gestione della giustizia e quindi delle giurisdizioni, e in ottica deflattiva appunto questo strumento dà la possibilità di una composizione bonaria appunto attraverso una convenzione dapprima e un accordo, se si raggiunge l'accordo dopo, appunto delle controversie che possono nascere tra lavoratori e aziende, tra aziende e lavoratori. E in questo senso mi sento di dover dire, di poter dire, che l'avvocatura e gli avvocati in generale possano dare garanzia di tutela dei diritti, in particolare dei lavoratori, anche nell'ambito delle negoziazioni assistite, che appunto possono costituire un ottimo strumento per evitare le lungaggini giudiziarie ed ottenere il prima possibile la soddisfazione dei propri diritti, quindi sia se si ha riguardo ai lavoratori, sia se si ha riguardo alle aziende, nel termine di equità giuridica, nel termine di equità del ruolo delle parti. Thank you.